Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi ti voglio mostrare un esercizio molto efficace che ti aiuterà ad abbassare in modo drastico il tuo dolore al tendine d'Achille. Il dolore al tendine d'Achille è una patologia molto comune fra i runners, molto debilitante, ok? E questo semplice esercizio ti aiuterà soprattutto a gestire il tuo dolore durante la corsa. Ovviamente questo esercizio che ti mostrerò poi fa parte di una strategia più globale che comprende la gestione del carico, esercizi di rinforzo e una serie di altri esercizi e di terapie che vanno a migliorare e a risolvere il tuo problema, ma questo semplice esercizio ti permette di abbassare nell'immediato il tuo dolore al tendine. Io di solito lo consiglio quando magari una persona appunto sta migliorando, rinizia a correre, quindi sta iniziando ad aumentare il volume, ad aumentare i chilometri nei suoi allenamenti, facendo questo esercizio prima della corsa, prima dell'allenamento e poi dopo la corsa, permette di non far sì che il tendine non si irriti, quindi far sì che non aumenti il dolore al tendine, soprattutto all'inizio, quando inizia a correre e soprattutto il giorno dopo. Perché di solito, hai dolore al tendine, lo saprai benissimo, il dolore al tendine di solito si presenta all'inizio dell'attività, poi durante l'attività passa e alla fine della corsa, alla fine dell'attività si ripresenta, soprattutto poi aumenta il dolore il giorno dopo. Ecco, con questo semplice esercizio riuscirai a gestirlo, quindi riuscirai a correre senza sentire questo fastidio, questo dolore, e quindi ti aiuterà molto, magari anche nel caso che tu debba fare una gara, hai una gara programmata, stai migliorando ma non vuoi che magari il tendine si irriti, ok, con questo esercizio riuscirai a gestirlo nel modo migliore. Quindi te lo vado adesso a mostrare. Ti devi mettere su una parete, ok, quindi ti devi tenere con le mani. Mettiamo caso che tu abbia dolore al tendine destro, ok, quindi ti metti girato in questo modo con le mani avanti a un muro o qualcosa da tenerti, sollevi tutti e due i piedi e in questo modo poi stacchi il piede sinistro, quindi rimani in appoggio sul piede destro. Mantieni la contrazione per 45 secondi, quindi cronometri 45 secondi, arrivato a 45 riappoggi il piede sinistro e scendi con tutte e due. Fai una pausa di circa 40 secondi e poi lo ripeti. Su con tutte e due, stacchi il piede sinistro e rimani in appoggio per 45 secondi col piede destro. Poi appoggi e scendi e fai di nuovo pausa, ok? Quindi questo esercizio va fatto per 5 volte e mantenendo ogni volta 45 secondi, con una pausa di 40 secondi tra un esercizio e l'altro. Questa qua è una contrazione isometrica che va a stimolare il tendine però senza andarlo ad irritare. Quindi è stato dimostrato, ci sono vari studi che hanno dimostrato come la contrazione isometrica mantenuta per 45 secondi in caso di dolore al tendine risulta efficace ed ha un effetto analgesico, quindi abbassa il dolore in modo drastico. Ci sono vari studi che dimostrano quindi come sia efficace la contrazione isometrica sia a livello del tendine d'Achille sia a livello del tendine rotuleo, ok? Quindi è efficace. Si può iniziare così come ti ho fatto vedere o volendo, quando comunque sei già abbastanza allenato, puoi usare anche un kettlebell, quindi tieni il kettlebell a destra, sollevi tutte e due, stacchi il piede sinistro e rimani anche qua per 45 secondi, poi riappoggi, scendi, fai una pausa di 40 secondi e lo ripeti per 5 volte, ok? Questo qua consiglio di farlo un'ora prima della corsa e poi dopo la corsa, anche circa un'ora dopo, ti metti lì e fai l'esercizio. E quindi questo esercizio è molto efficace. Se lo conoscevi, se l'hai già fatto, fammi sapere cosa ne pensi, scrivimi nei commenti. Se hai trovato questo video utile, lasciami un mi piace. Io consiglio sempre di iniziare questo esercizio e poi ovviamente di regolarsi in base a come senti il sintomo, ok? Quindi se il dolore aumenta, se è un fastidio maggiore, ovviamente ti conviene consultare un professionista, ti conviene consultare un fisioterapista esperto nel running. Ecco, se vuoi avere maggiori informazioni, se vuoi sapere di più e se tu magari in questo momento hai un dolore al tendine e vorresti risolverlo, quindi vorresti avere dei consigli, vorresti avere un piano per sapere come poterti muovere,
puoi seguire il percorso Power for Runners, quindi puoi lasciarmi un messaggio, ti lascio tutte le informazioni qua sotto nel link, così potrai avere tutte le informazioni che ti servono. Ci vediamo al prossimo video, lunedì prossimo, ti auguro una buona giornata, a presto, ciao!